Il 50% dei disturbi mentali iniziano proprio prima dei 16 anni. Addirittura le percentuali sono ancora più alte se consideriamo l'età fino ai maggiore età, insomma 18 anni. Questo vuol dire che i disturbi mentali sono disturbi cronici, cioè accompagnano un po' tutta la vita della persona. Siamo abituati a riconoscere quindi ad esempio una depressione in un adulto, siamo abituati a riconoscere una psicosi in un adulto, un po' meno probabilmente negli adolescenti e nei bambini. E quindi abbiamo bisogno di costruire cultura su questo, lo scopo in fondo dell'incontro di oggi è proprio questo, no? Promuovere delle conoscenze intorno alla salute mentale. Ma abbiamo bisogno anche che chi ha responsabilità del governo, come dire, prenda sempre più consapevolezza che oltre ai servizi per l'età adulta occorre potenziare un'assistenza per l'età infantile, perché vede, molte regioni d'Italia sono sprovviste di qualunque tipo di supporto all'emergenza psichiatrica per bambini e adolescenti. Ci sono intere regioni cioè che non hanno posti letto dedicati alla psichiatria per l'età evolutiva, e questo è certamente un problema terribile, perché molte famiglie si trovano ad affrontare viaggi. Provi a immaginare un ragazzo che tenta il suicidio, non so, a Teramo piuttosto che a Perugia, che non ha un posto letto dedicato e deve rivolgersi ad esempio al Bambino Gesù di Roma. Questo che io credo che sia un tema assolutamente centrale.